Signore e signori, buongiorno. Dove ci troviamo oggi? Lo scopriremo dopo la... Dici sigla. Provo allora, dici sigla. No. La blonde corre come una disperata davanti a tutti. E perché corre come una disperata? Perché è nel suo. Non le basta tutto ciò che si è fatto ieri. Perché ora al centro commerciale loro ci vogliono stare mezz'ora. Ma chi l'ha detto? Ma dove stiamo? Il centro commerciale? A Verona. A Digeo, che è una Digeo. Cosa gigante. È bellissimo, è grandissimo. Con questo coso. Ma perché c'è stai lì? Ma Primark è di sopra, sì. Andiamo da Primark, che bello! Adesso ci compriamo un sacco di cose. Dove sta quella? Coloro che si ricordassero i miei video. Guarda che avevamo che fatto il primo Primark in Italia, adesso non è più il primo, è l'unico e solo. Neanche noi, però adesso no, veramente sapevamo che fosse a Venezia, ma a me sembrava strano a Venezia, quindi Verona. Ed eccoci, non era Venezia, era Verona. Entriamo da Primark. Che si chiama Primark in Irlanda? Penny, esatto. Penny, solo Penny? Esattamente. Grazie e forse nate. No, ma quando mai? Oh. Abbiamo solamente comprato due cosine leggere. Ma guarda. Giusto due cosine. Guarda, io ti vorrei far vedere a Londra, in velata, aveva quattro di queste buste stracariche, aveva bloccato tutte le casse, non si può capire. Io mi sono comprato il pigiama Unione grandissimo di Topolino e un altro di Harry Potter. Ah, sì. E il pigiama di Topolino? Sì. Di chi è? Di chi è? Di chi è il pigiama di Topolino? Di chi è? Non è Asia, non è di Asia. È di Francesco. Mio. Lì è pigiama di Topolino. Il Rosario si sta provando le cose. Ma andiamo a vedere dove sta la blonde. Che sta cercando disperatamente un pigiama da donna. Ma uno è con la manica corta, uno è con la manica lunga. E insomma, non si trova. Ma non ha. L'ho perso. Ma questo ce l'hai. Basta, non ce ne sono più. Tanto di dire chi ha vinto. Sì, allora, noi andiamo a posare le cose in macchina. Sì, ma non ciao. Ce ne frega niente. Io ho pagato 62 euro. Io so. Perché ha fatto pagare a me i capelli, io ho pagato 66. Allora voi? Abbiamo pagato un totale più o meno uguale. Cioè? 134. 66, 62 fa? E io non ho comprato nulla. Anzi, tre mutande e una reggisena. Ma non erano cartonate? No, le mutande no. 132 euro di spesa? La mia roba era oscena. Tutto a posto. Invece da uomo le felpe però, sono meglio. Beh, oscena o no, si spende uguale. Sì. Procediamo. La blonde cambia i gusti. In genere un albero tutto dorato, che poi non è un albero ma è un vestito di un angelo, sarebbe pacchiato. Ma invece no. E sarà con la maternità. La vecchiaia. Va bene, a mamma mia. Comunque dietro c'è Bauli, Bauli. Ed eccoci qua, guardate la nostra tutona. E una, e due, questo per la serie Facciamoci Riconoscere. Ridicoli. Ragazzi, sono caldissimi. Sì, tra un po' me la levo. Meraviglioso. Ma quando mai, una volta tanto che si può dormire caldi. Primark, 13 euro. Sì, fa un caldi là. Tutto a posto. Signore e signori, e con questo dobbiamo dire solo una parola. Dillo tu. Sigla. E stasera non sei la blonde. Dici sigla? L'ho detto, sigla!